Amici di Rossini TV, benvenuti, siamo al Symposium di Cartoceto e mai nome potrebbe essere più adeguato, perché oggi ha luogo veramente un simposio, un incontro per la presentazione di questa importante iniziativa che si chiama Vignaioli d'Autore. Tanti produttori di Bianchello, uno dei vini più rappresentativi della provincia di Pesaro Urbino, ambasciatore potremmo dire del nostro territorio, verrà presentato e declinato in tutte le sue sfaccettature. Soprattutto conosceremo i suoi protagonisti, i suoi produttori e tutte le iniziative legate alla sua valorizzazione. Venite con noi perché andiamo a scoprire qualcosa di nuovo sul Bianchello del Metauro. Siamo qui con Tommaso Di Sante dell'omonima azienda, che potremmo definire uno dei bianchellisti, quindi ospite in questa giornata di questa importante iniziativa dedicata alla valorizzazione del Bianchello del Metauro. Di Sante, buongiorno. Com'è l'iniziativa legata a questo vitigno che sembrava essere dimenticato e poi riscoperto? Beh, con grande piglio noi vignaioli d'autore, così ci chiamiamo, cerchiamo di promuovere il Bianchello, quindi la DOC per eccellenza che abbiamo nel nostro territorio, ereditata dai nostri genitori, ma che ha subito in questi anni un'evoluzione importantissima. Quindi portiamo all'attenzione della stampa nazionale e internazionale quello che di valoroso abbiamo sul nostro territorio. Ottimo, anche perché ricordiamo che è una DOC dal 1969, quindi ha già compiuto il mezzo secolo di età. Direi che era ora adesso che arrivasse il suo bel momento di gloria. Sì, sì, è un vino duttile, un vino apprezzato per la sua duttilità, è un vino smart, un vino giovane, con varie tipologie, dallo spumante al passito, al vino tradizionale come Bianchello, ma anche al superiore. Quindi ci siamo impegnati tanto e sottolineo il fatto che in un momento storico di questo tipo anche la sostenibilità, perché parecchi di noi sono biologici, quindi i terreni condotti in maniera biologica è chiaro che sono più sostenibili per l'ambiente, penso che sia un tema per il consumatore importante. Sempre più importante e sempre più attenzione all'ambiente. Quale può essere il limite del Bianchello? Dove possiamo ancora arrivare? Beh, noi siamo abituati a guardare in avanti, a superare gli ostacoli, il go beyond e andare oltre è un tema che per noi imprenditori agricoli è fondamentale, perché seminiamo ora e raccogliamo l'uva per andare in una bottiglia dopo 10 anni, quindi ci vuole molta lungimiranza e bisogna superare la crisi veramente, senza diciamo abbattersi, ma cercando veramente di costruire, di seminare come hanno fatto i nostri nonni nel dopoguerra, per cercare di lasciare ai nostri figli un futuro migliore. Siamo qui con Luca Avenanti della cantina Terra Cruda di Fraterosa, uno dei vignaioli d'autore, quindi grande produttore di Bianchello e diciamo uno dei primi a sostenere anche il discorso della biodiversità e soprattutto anche della sostenibilità. Sì, infatti noi ci troviamo a Fraterosa e da sempre insomma produciamo Bianchello insieme ad altri uvaggi più particolari su quali abbiamo fatto una ricerca, ma oggi parliamo di Bianchello. Siamo qui per parlare di Bianchello, è molto bello essersi riuniti insieme ai nostri amici produttori, perché comunque la promozione deve essere fatta tutti i giorni e va perseverata, cioè per cui si parte sicuramente da unirsi insieme e da questa idea di condivisione e per poter promuovere sempre di più e sempre meglio le nostre bellissime colline. A volte pensiamo di magari fare un buon vino, un ottimo vino e ci sentiamo già magari arrivati, invece no, quello è solo il primo punto di partenza, per cui si inizia prima di tutto dalla coltivazione della vigna con molta perseveranza per produrre l'uva più buona possibile sempre a dispetto dell'annata, poi si produce un vino di ottima qualità e fatto questo si deve anche creare delle strategie di promozione per far conoscere sempre più e sempre meglio il nostro fantastico territorio. Anche perché questo è effettivamente un vino che ha ancora tanto bisogno di essere promosso, soprattutto in altre regioni, noi lo conosciamo, però va fatto conoscere a chi può apprezzarlo sempre di più.
Sì, infatti la nostra strategia è quella di partire prima di tutto dal locale per far capire sempre di più e sempre meglio le potenzialità del nostro vino e poi sicuramente piano piano espanderci anche a livello interregionale, nazionale ed internazionale. Noi come gruppo partecipiamo già a iniziative nazionali, a delle fiere, anche a delle fiere internazionali, ma prima di tutto aprire le porte delle nostre cantine, essere pronti per l'enoturismo, fare scoprire i nostri bellissimi territori, non solo con il vino ma anche con tutte le proprie bellezze enogastronomiche e culturali, sicuramente ci aiuterà ad avere una risonanza anche nelle regioni limitrofe. Siamo qui con Claudio Morelli dell'omonima azienda di Fano. Abbiamo parlato dell'enoturismo, del Bianchello d'autore. Morelli è uno dei 9 vignaioli che si sono presentati oggi in questa nuova veste bianca, fiammante, splendente. Amicia bianca d'ordinanza per fare questo passaggio verso la luce, quindi affinché il Bianchello del Metauro sia sempre più luminoso e sempre più conosciuto. Sì, certo, allora questa è un'iniziativa molto molto bella, questo gruppo di aziende che sono praticamente unite da una stessa filosofia, quello di valorizzare un prodotto, il nostro Bianchello con il suo territorio, con quello che chiaramente il territorio offre a tutti coloro che si approcciano a questo ambiente. Questo gruppo di aziende che chiaramente non ha nessun contratto, non è stato creato da una associazione di impresa, non è un consorzio, sono soltanto aziende che hanno la stessa filosofia, valorizzare la propria azienda, valorizzare il proprio vino, valorizzare il territorio dove questo prodotto viene realizzato, coinvolgendo tutti quelli che sono i nostri clienti, gli operatori economici che vengono sul nostro territorio, coinvolgendo i nostri turisti, perché chiaramente in questo ambiente l'azienda propone, oltre al proprio prodotto, una serie di prodotti del nostro territorio, delle eccellenze, e chiaramente fa vedere dove viene prodotto questo vino. Parliamo proprio del Bianchello vino, ma non solo vino, si può declinare anche in versione spumante, in quante altre versioni? Allora, dovete sapere che dal 2011 il Bianchello ha cambiato il disciplinare. Non abbiamo modificato come produttori le superfici dove viene prodotto il Bianchello, non abbiamo modificato l'uvaggio di questo vino, che è rimasto 95% biancame e 5% malvasia, ma abbiamo inserito nella modifica soltanto le diverse tipologie di Bianchello. Abbiamo inserito un Bianchello passito, un Bianchello superiore e il Bianchello spumante. La mia azienda si è avventurata nel 2012, il primo millesimo, a fare un metodo classico di Bianchello, e attualmente stiamo presentando in questa sede un 2015 sboccato nel 2019, per cui 36 mesi su lieviti, è un Padosé senza aggiunta di liqueur, perché volevo valorizzare proprio il vitigno e questo metodo di produzione. Metodo classico Padosé 2015 in presentazione in questa sede. Con Mattia Marcantoni dell'azienda Il Conventino di Monteciccardo. Abbiamo ascoltato tanti bei discorsi sulla valorizzazione del Bianchello e alla fine è venuto fuori che è un vino di cui se ne sentiva veramente bisogno. Assolutamente, è un onore essere qua per essere ripartiti con la nuova progettualità 2.0, diciamo, Vignaioli d'autore. Insieme agli altri 8 colleghi stiamo cercando di parlare al meglio di questo fantastico vitigno che è il Bianchello del Metauro, sicuramente principe indiscusso delle nostre terre, da affiancare poi con tutti gli altri preziosi vitigni che coltiviamo, ma soprattutto anche con tutte le altre eccellenze gastronomiche del nostro territorio o della provincia di Pesaro Urbino. Tanti vini, tanta promozione sicuramente da fare, e quello che si spera è che queste porte dell'enoturismo siano sempre più aperte. Assolutamente, le Marche sono sicuramente un territorio slow, da girare con calma, da scoprire, e anche la nostra provincia ha delle bellezze
sicuramente inestimabili, a partire dalla città di Urbino, ma anche le stesse Pesaro e Fano, ma soprattutto tutto il discorso dell'entroterra, dove si possono fare attività veramente interessanti come il cicloturismo, visto che tutto il nostro territorio è collinare. Poi passeggiate, trekking, escursioni a cavallo, quindi ce n'è per tutti i gusti, ma soprattutto ci sono tante eccellenze da gustare e scoprire, non dimentichiamoci per esempio anche dell'olio extravergine di oliva. Soprattutto tanti prodotti che si coniugano perfettamente con tutte queste attività esperienziali, quindi non solo sportive ma anche conoscenza del territorio, delle arti e soprattutto dell'artigianato. Assolutamente, tutte le nostre aziende sono artigiane, siamo noi stessi in prima persona tutto il giorno, 24 ore su 24, a dedicare la nostra vita, la nostra passione, la nostra anima a quello che lo facciamo. Quindi è importante far squadra, far sinergia e far capire quanto valgono le Marche e quanto vale la provincia di Pesaro Urbino e quanto vale il Biancaro del Metauro. Siamo con Federico 40 che ha girato in lungo e largo tutta l'Italia, un onore adesso da intervistatore è intervistarlo. Quindi una battuta su questi, senza parlare di luoghi comuni, sui valori delle Marche. E sono tanti. Uno fra tutti è il valore della serietà. Il secondo è del lavoro. Quando sei serio e lavori, sei impegnato a fare cose e le vuoi fare bene, perché la serietà non deve essere tradita e il tuo impegno lavoro non deve diventare un disvalore. E allora magari ti dimentichi per un po' quello che è un'altra opportunità che è offerta poi dalle nuove tecnologie, in particolare, che è quella di comunicarli questi valori. Allora, il marchigiano è sempre stato così, serio e lavoratore, e si è per un po', forse per troppo tempo, dimenticato di comunicare queste virtù. Ha generato l'oblio, perciò è una coperta che cela e preserva queste virtù. Adesso, se tu appena appena prendi un lembo della coperta e scopri, ecco che viene fuori la luce, e la luce ti indica la strada. Ecco, è questo il compito delle Marche. C'è tanto, è concentrato, è importante e va solo raccontato, no? Allora, io sono stato da poco a Urbino, una città che già conoscevo, ma non così bene come ultimamente. Sono entrato dentro questo luogo che è tra le più belle del mondo e che racconta talmente tante storie stratificate una sull'altra che sono infinite. E allora dico, ma com'è che Urbino non è così frequentata quanto dovrebbe, pur raccontando una storia infinita di veramente di ricchezza, che è generata da un sogno, da un'utopia, naturalmente di Federico, che però si contorna di altri, di menti, le migliori che potesse trovare, pagandole anche grazie al suo impegno, alla sua dedizione, in particolare in campo militare, e annovera a sé le migliori menti del tempo e realizza un sogno che per molti è stato utopia. Quando un sogno diventa realtà è il massimo del godimento, realizza una città aperta che coinvolge tutti gli strati sociali. Ecco perché Urbino non è usata come modello per un nuovo sviluppo mondiale. Potrebbe essere, bisognerebbe continuare a studiarla e affrontarla con questo atteggiamento: vado a scoprire qualcosa che è stato raccontato sicuramente ma non troppo e rimango impressionato. E come Urbino può essere un esempio, qualsiasi altro prodotto delle Marche come il Bianchello può avere questo valore. E siamo stati qui ospite di questa importante iniziativa, un talk show dedicato alla presentazione dei vignaioli d'autore. Il Bianchello del Metauro come vino che genera conoscenza, curiosità,
valore del territorio, ma soprattutto espressione e ambasciatore di se stesso, non solo nelle Marche, non solo una regione che rappresenta un concentrato dell'Italia, non solo della provincia di Pesaro Urbino che è un concentrato, come si diceva una volta, delle Marche, ma un prodotto che va soprattutto esportato, fatto conoscere e valorizzato sempre di più. Siamo al Symposium, qui tanta gente, tante persone che hanno raccontato, i 9 produttori di vignaioli del Bianchello che si sono presentati in questa nuova veste rinnovata in bianco. E quindi che dire, continuate a seguirci, continuate a seguire tutte le iniziative di Rossini TV sul canale 80, soprattutto con tutti gli eventi che ci sono a Pesaro e nella provincia di Pesaro Urbino.